Finisce in sangue lo smantellamento forzato dei presidi promossi al Cairo. Sono 280 le vittime ufficiali degli scontri tra forze dell'ordine e sostenitori dell'ex presidente destituito dal golpe militare, ma per i Fratelli Musulmani morti sarebbero almeno 2.000, uccisi anche due giornalisti stranieri. Indetto per un mese il coprifuoco in tutto il paese, si dimette il vicepresidente El Baradei. Europa e Stati Uniti condannano la strage. I legali di Berlusconi prima annunciano che il Cavaliere chiederà la grazia, poi smentiscono. Il PDL abbassa i toni, mentre Berlusconi rinuncia ai comizi sulle spiagge. Può fare il leader fuori dal Parlamento, suggerisce D'Alema, mentre Beppe Grillo minaccia il Quirinale. Se Napolitano concedesse la grazia, chiederemmo il suo impeachment. Germania e Francia guidano la ripresa, il PIL dell'Eurozona è tornato positivo nel secondo trimestre di quest'anno, l'Italia è in ritardo e dovrà aspettare la fine dell'anno per vedere il segno più davanti al suo prodotto interno lordo. Ci sono timidi segnali di crescita, andiamo avanti con le riforme, invita il commissario europeo Olli Rehn, intanto però lo spread dei titoli di Stato italiani cala ancora e tocca quota 235. L'Argentina vince per 2-1 l'amichevole con l'Italia detta per il Papa, per i sudamericani segnano Higuaín e Banega, poi il napoletano Insigne riapre la partita. Di nuovo buongiorno, benvenuti al telegiornale. Ormai è guerra civile in Egitto. Ieri è stata una giornata drammatica, una giornata di caos e sangue dopo la decisione dei militari di intervenire con la forza per disperdere i presidi dei manifestanti pro Mursi. Ma il bilancio è davvero pesante, sono oltre 200 i morti. Tra loro ci sono anche due giornalisti stranieri, ma i Fratelli Musulmani denunciano oltre 2.000 vittime. In tutto il paese è stato decretato lo stato di emergenza dalla giunta militare per protestare contro l'uso della violenza. Si è dimesso il vice presidente El Baradei e gli Stati Uniti e l'Europa denunciano la strage e chiedono alla giunta militare di fermare il massacro. Vediamo. Brucia l'Egitto. Terminata la festa dell'Eid al-Fitr, che celebra la fine del Ramadan, si accende la miccia della polveriera egiziana. Le manifestazioni di protesta si trasformano in guerriglia. Le strade del Cairo in campi di battaglia. Lo sgombero delle piazze dei sostenitori di Morsi costa la vita a 278 persone, tra le quali 43 poliziotti. Ma questo è soltanto il bilancio ufficiale degli scontri, dilagati anche in altre aree del paese. Almeno 2.000 sarebbero invece le vittime secondo i Fratelli Musulmani, la formazione politica che l'anno scorso guidò alla vittoria elettorale il deposto presidente Morsi, ora in carcere dal colpo di Stato del 3 luglio. Nel massacro non viene risparmiato nessuno. Perdono la vita anche un cameraman dell'emittente britannica Sky News, una reporter di 26 anni del giornale degli Emirati Arabi Gulf News e due figlie di due leader del partito pro Morsi. La battaglia tra i militari del generale Al-Sisi e gli uomini della fratellanza si infiamma. Le autorità nazionali proclamano lo stato di emergenza per un mese, mentre nelle città principali viene istituito il coprifuoco dalle 19 alle 6 del mattino. In queste prime ore del giorno, blindati dei militari presidiano le arterie principali intorno ai luoghi considerati strategici, mentre i residenti armati di bastoni e macete sorvegliano improvvisati checkpoint lungo le strade laterali. Completamente isolate le piazze Al-Rabah, Al-Naba, così come la centralissima Tahrir. Tornato in Egitto alla ricerca della conciliazione, ieri il vicepresidente egiziano El Baradei si è dimesso. È diventato difficile per me continuare a sopportare la responsabilità di decisioni che non condivido. La soluzione della crisi doveva e poteva essere politica, ha spiegato in una lettera il premio Nobel per la pace. Il portavoce dell'Unione Europea, Catherine Ashton, condanna le violenze e chiede al governo ad interim di porre fine allo stato di emergenza il prima possibile. La violenza, dice, lascia all'Egitto un futuro incerto. Il capo della diplomazia americana, John Kerry, definisce gli eventi di ieri deplorevoli e controproducenti per le aspirazioni egiziane alla pace, all'inclusione e ad una democrazia genuina. Il governo ad interim e i militari, conclude, hanno la responsabilità di impedire ulteriori violenze e offrire opzioni costruttive per un pacifico processo politico.
E veniamo all'Italia. La politica riparte dalla nota del capo dello Stato e il dibattito politico ruota tutto attorno alla possibilità di una grazia per Silvio Berlusconi dopo la condanna della Cassazione per frode fiscale. L'avvocato del Cavaliere Longo prima annuncia e poi smentisce che ci sia stata una richiesta in questo senso. Intanto le parole di Napolitano sembrano aver messo il silenziatore ai falchi del PDL e rafforzato il governo Letta, ma da Beppe Grillo, dal Movimento 5 Stelle, arriva un attacco durissimo al Quirinale. L'atto d'accusa è diretto e parte ancora una volta dal web. Beppe Grillo torna ad attaccare dal suo blog il capo dello Stato. I toni sono al solito beffardi e provocatori. La grazia a Silvio Berlusconi non se ne parla proprio. Se il Cavaliere sarà salvato, scrive il leader del Movimento 5 Stelle nel suo post, Napolitano uscirà di scena nel peggiore dei modi. Il mio consiglio, prosegue quindi, è che rassegni ora le dimissioni. Un fotomontaggio in cui lo stesso Grillo veste i panni dello sconosciuto che provò a fermare i carri armati nell'ormai celebre immagine di piazza Tiananmen accompagna lo scritto al vetriolo. Chi state proteggendo insieme a Berlusconi? Di sicuro non l'Italia, chiede e si chiede in modo sarcastico l'ex comico, rivolto al colle più alto della politica, al governo e alle istituzioni. Un condannato per frode fiscale, legge Berlusconi, leader del PDL, non può essere interlocutore della Presidenza della Repubblica e del Presidente del Consiglio, è la conclusione di Grillo, che quindi avverte. Il Movimento 5 Stelle non resterà a guardare, questo è certo, prepariamoci all'autunno. L'offensiva lanciata dal leader 5 Stelle rimbalza nei palazzi della politica, dove viene afferrata al volo e rilanciata dai cittadini onorevoli del Movimento. Se venisse forzata la Costituzione, il monito del capogruppo al Senato Morra, chiederemo quello che è giusto chiedere. Ad essere più esplicito è il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, la messa in stato d'accusa del capo dello Stato in base all'articolo 90 della Carta. Di Maio fa sue le parole del capo sul web. Sarebbe il caso che Napolitano facesse un passo indietro. Perché, a giudizio del deputato 5 Stelle, da arbitro del quadro politico è diventato giocatore in campo. Ma alcune regole, ovvero la procedura di impeachment, valgono anche per lui, avverte Di Maio. E dunque, dopo la nota del Quirinale, si attendono le mosse di Berlusconi e del PDL. Per ora, come dicevamo, i falchi tacciono, prevale la prudenza, ma non si è completamente spento il pressing sul Cavaliere per arrivare al voto anticipato. E sono nette le parole invece di Massimo D'Alema sul futuro di Berlusconi. Vediamo. Berlusconi lasci il Parlamento e faccia il leader come Grillo. Così Massimo D'Alema in un'intervista al Messaggero taglia corto sul futuro di Berlusconi. Se fossi in lui mi dimetterei da parlamentare negoziando forme alternative per scontare la pena che siano compatibili con l'esercizio di un ruolo politico. E facendo notare che le parole di Napolitano sono state chiare. Il destino del Cavaliere non inciderà sul governo, si voterà nel 2015. Sull'onda della nota del capo dello Stato si delineano orizzonti più chiari. Napolitano ha bloccato la deriva, ora facciamo le riforme. L'invito del Presidente del Senato Piero Grasso sulla stampa. Prima di tutto è necessario mettere mano alla legge elettorale per ricucire lo strappo tra elettori e politica. Reazioni che guardano avanti dunque, mentre ad Arcore l'umore di Berlusconi resta cupo. Il Cavaliere abbassa i toni e oggi sulle spiagge ferragostane non ci saranno i previsti comizi. La campagna propagandistica di Forza Italia si limiterà al sorvolo di aerei tricolore. I falchi del PDL tacciono, anche se il pressing su Berlusconi per far saltare il banco ed arrivare al voto anticipato è sempre in agguato. Ma la linea che sembra prevalere al momento è quella della prudenza, puntando dunque verso l'atto di clemenza, la grazia. Il timore resta però sempre quello relativo all'agibilità politica del Cavaliere. Gasparri, in un'intervista sul Corriere della Sera, non ha dubbi, posto che anche per il Colle Berlusconi è un leader incontrastato, è indispensabile che
si possa candidare. Orizzonti nebulosi dunque per un partito, il PDL, che cerca di capire chi sarà il leader prossimo futuro, nel caso in cui Berlusconi non avesse quella agibilità politica che a questo punto è il vero nodo da sciogliere. Mentre Berlusconi di fatto sta metabolizzando l'ipotesi ormai sempre più concreta di dover comunque affrontare a breve arresti domiciliari o servizi sociali. E dunque orizzonti nebulosi e tutto ruota attorno all'ipotesi di Grazia, comunque tutto ruota attorno al nodo dell'agibilità politica per Silvio Berlusconi. La condanna, la Grazia, l'eventuale Grazia per Berlusconi comunque non estinguerebbe la pena accessoria dell'interdizione, non solo ad ottobre con la pubblicazione delle motivazioni del processo Ruby bis Berlusconi finirà di nuovo sotto inchiesta da parte della procura milanese, e poi ci sono ancora le indagini di Napoli e di Bari. Grazia sì, grazia no. Dopo la nota del Quirinale si muove soprattutto intorno all'ipotesi di un provvedimento di clemenza, la strada per la cosiddetta agibilità politica di Berlusconi. Tema delicato tanto da un punto di vista politico che di diritto. L'incertezza sulla questione vale anche per uno dei legali di Berlusconi, Piero Longo, che in un'intervista a Radio Capital annuncia che presto sarà chiesta formalmente la grazia. Dopo poco però lo stesso Longo corre a smentire l'affermazione precedente, affermando di non aver detto una cosa del genere e che se un giorno sarà presa questa decisione lo si farà nel rispetto delle istituzioni ed il primo ad essere informato sarà il capo dello Stato. Il deputato parla il giorno dopo le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che aveva anche sottolineato di non aver ricevuto alcuna richiesta di clemenza. La grazia però non chiuderebbe automaticamente la questione, potrebbe estinguere la condanna ma non la pena accessoria dell'interdizione e non scalfirebbe l'incandidabilità prevista dalla legge Severino. Sul dossier pesano inoltre le condanne di primo grado a 7 anni per Rubighetti con interdizione perpetua da pubblici uffici per i reati di concussione e prostituzione minorile e quella a 1 anno per il nastro Fassino consorte per rilevazione di segreto d'ufficio. Questo reato si prescriverà a settembre. Ci sono poi gli altri procedimenti. A Napoli l'ex premier è accusato di corruzione per compravendita del senatore De Gregorio per la caduta del governo Prodi. A Bari Berlusconi è stato indagato per intralcio alla giustizia per il caso Escort Tarantini. Inoltre a ottobre a Milano, con la pubblicazione delle motivazioni del processo Ruby bis, Berlusconi finirà probabilmente di nuovo sotto inchiesta, ipotesi di reato probabile, corruzione in atti giudiziari o subornazione di testimoni per le olgettine pagate con un bonifico mensile dall'ex premier. Dagli scenari politico-giudiziari a quelli economici, in questo caso dall'economia arrivano segnali incoraggianti perché dopo 18 mesi consecutivi in Europa il PIL ha invertito la tendenza e ha ritrovato il segno positivo, ma il commissario europeo Olli Rehn invita comunque alla prudenza, anche se l'Europa sembra almeno tecnicamente essersi avviata verso l'uscita dalla recessione. Erano 18 mesi che l'Unione Europea in generale e l'Eurozona in particolare inanellavano risultati negativi, ma nel secondo trimestre del 2013 il PIL finalmente è tornato a crescere rispetto ai 3 mesi precedenti. Di poco la variazione di più 0,3% e non per tutti. Trattandosi di una media, come vedete anche dal cartello, ci sono i paesi virtuosi anche più del previsto, come la Germania, che si conferma locomotiva del continente, e la Francia al miglior risultato dell'era Hollande, e altri come Spagna e Italia che restano ancora, sia pur di poco, in terreno negativo. Ma nel complesso si può dire che l'Europa esce dalla recessione che l'ha strangolata per 1 anno e mezzo, la più lunga dal dopoguerra, e ricomincia a crescere più di quanto si aspettassero gli analisti resi prudenti da questi mesi difficili. Il dato più sorprendente è senz'altro quello del Portogallo, uno dei paesi europei che hanno dovuto chiedere un programma di aiuti e che adesso ha segnato una crescita superiore all'1%, dovuta soprattutto all'aumento delle esportazioni, anche se i problemi di bilancio restano intatti. Così il commissario agli affari monetari, Olli Rehn, commenta i dati di Eurostat invitando alla prudenza. La ripresa c'è, ma è timida, fragile, può diventare sostenuta solo se l'Europa prosegue sulla strada delle riforme economiche e della riduzione della montagna del debito, sia pubblico che privato.
Avanti dunque, dice Ren, anche nel costruire un impianto di regole europee che non lasciano aperte le scappatoie, testuale, in cui banchieri, responsabili e politici miopi hanno potuto prosperare. Intanto le borse europee hanno chiuso positive sulla scia di questi dati, ad eccezione di Londra, e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi resta sui livelli più bassi da 2 anni a questa parte. Allora, se per l'Europa si profila ormai una via d'uscita dalla recessione, dalla crisi, non sembra esserci ancora una soluzione per quanto riguarda la vicenda dei due fucilieri Girone e La Torre, accusati in India di avere ucciso 2 pescatori. Anzi, la vicenda sembra complicarsi, perché ora il braccio di ferro tra Italia e India è sulle nuove testimonianze chieste da Nuova Delhi per chiudere la fase delle indagini. Vediamo. Un nuovo ostacolo nella vicenda dei due Marò sotto processo in India. La NIA, l'Agenzia di Investigazione Nazionale Indiana, ha chiesto di ascoltare anche gli ultimi 4 fucilieri che erano a bordo dell'Enrica Lexi con Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Obiettivo: fare maggiore chiarezza sulla morte di 2 pescatori del Kerala che, secondo le autorità di Nuova Delhi, sarebbero stati uccisi dai militari italiani che hanno sparato scambiandoli per pirati. Gli investigatori indiani considerano essenziale questo interrogativo per preparare il dossier con i capi di imputazione da presentare al giudice in vista della conclusione delle indagini. Ma resta ferma la posizione dell'Italia: niente da fare, i 4 Marò non andranno in India per essere interrogati, come ha riferito ieri a Nuova Delhi l'inviato del governo italiano Staffan de Mistura in un incontro avuto con il ministro degli esteri indiano Khurshid, spiegando che la vicenda ha provocato tensioni politiche in India e in Italia con reazioni da parte dell'opinione pubblica. A questo punto, per risolvere l'impasse, l'inviato del governo italiano ha proposto un'alternativa. I 4 potrebbero fornire una dichiarazione scritta con la loro versione dei fatti, anche perché se dovessero essere interrogati ripeterebbero il comportamento dei 2 fucilieri trattenuti in India, avvalendosi del diritto di non rispondere e limitandosi a dare solo le loro generalità e grado. L'ostacolo interrogatorio potrebbe far slittare i tempi del processo, anche se De Mistura è fiducioso. Abbiamo ragioni di credere che gli investigatori indiani stiano facendo un lavoro molto serio e perciò si atterranno alla scadenza del 31 agosto. L'inviato governativo rimarrà anche oggi a Nuova Delhi per trascorrere il Ferragosto con i 2 Marò, mentre si attende la risposta del governo indiano. Ed è ancora giallo sulla sorte di Padre Dall'Oglio, il gesuita scomparso in India da oltre 2 settimane. Ieri un'altra fonte, l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, ha parlato della morte, ha diffuso la notizia della morte del religioso, una notizia che però non viene confermata da fonti ufficiali né dalla Farnesina né dal Vaticano. Vediamo. Sono voci che si rincorrono insieme alle mancate conferme del nostro Ministero degli Esteri. Uno stillicidio estenuante e privo di riscontri ufficiali, che basta però ad alimentare, con il moltiplicarsi incontrollato delle notizie, un senso di inquietudine sulla sorte di Padre Dall'Oglio, il gesuita italiano scomparso in Siria ormai più di 2 settimane fa. Nei giorni scorsi le notizie sulla sua presunta morte, diffuse da un'attivista politica leader di un movimento che si batte contro il regime di Assad, non confermate da Farnesina e Vaticano. Ieri invece è stata un'organizzazione non governativa, l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani, con base a Londra, a seminare nuova angoscia. Attivisti nella città di Raqqa, vicino a Padre Paolo, ha affermato l'ONG, hanno confermato che il gesuita italiano messaggero di pace è stato ucciso nelle prigioni dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, prigioni in cui era stato rinchiuso per oltre 2 settimane. L'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani ha una rete di contatti tra i ribelli impostata sin dall'inizio delle rivolte contro Assad, ma il nostro Ministero degli Esteri ha sottolineato nuovamente che al momento non vi è alcuna conferma sulla sorte del gesuita italiano. Lo stesso Vaticano aveva invitato a soppesare con prudenza voci e notizie provenienti da un paese in guerra. Tornato in Siria dopo essere stato costretto a lasciare il paese l'estate scorsa, Padre Paolo Dall'Oglio è rientrato dal confine turco, secondo alcuni attivisti, per negoziare la liberazione di alcuni ostaggi nelle mani dei fondamentalisti. Dal 27 luglio si attendono invano notizie certe sulla sua sorte.
E siamo allo sport, si è confermato indigesto l'appuntamento amichevole d'agosto per l'Italia. Nella amichevole appunto dedicata al Papa, l'Argentina si è imposta all'Olimpico per 2-1. Una cornice festante e un colpo d'occhio impensabile alla vigilia di Ferragosto. Sono corsi in 40.000 per questa amichevole iniziata col simbolico innesto dell'ulivo consegnato ieri da Gigi Buffon e Leo Messi a Papa Francesco. Una partita vera che ha esaltato pubblico e giocatori. Una macchina quasi perfetta, quella argentina, che ha creato non pochi problemi alla retroguardia azzurra. Ma per vedere in gol l'Argentina c'è voluto l'erroraccio in appoggio di Daniele De Rossi, andato a servire il compagno di club Lamela. Assist per Gonzalo Higuain, che ha fatto felici anche i suoi nuovi tifosi napoletani, superando Buffon con un interno destro. Italia alle corde, che ha rischiato il raddoppio in più di un'occasione e incapace di portare pericoli alla porta argentina. E dopo 3 minuti della ripresa ancora Higuain ha messo sui piedi del neoentrato Banega il pallone del raddoppio. I tanti cambi operati da Prandelli hanno però dato all'Italia stimoli nuovi. Grande Andújar sulla punizione di Diamanti, mentre Marchetti, subentrato a Buffon, ha impedito più volte il triste argentino. Il gran gol di Lorenzo Insigne, imbeccato da Osvaldo, ha riaperto le speranze azzurre, ma un po' la stanchezza, un po' la troppa foga hanno negato alla nostra nazionale la gioia di un pareggio tutto sommato meritato, e con Marchetti che al 90° ha compiuto un vero e proprio miracolo. Per Cesare Prandelli qualcosa da rivedere in questa Italia, attesa tra 20 giorni al doppio confronto casalingo con le qualificazioni mondiali, il 6 settembre contro la Bulgaria, 4 giorni più tardi con la Repubblica Ceca. Siamo in chiusura, prima di salutarvi un aggiornamento, una notizia che arriva dall'Egitto. Secondo il portavoce dei Fratelli Musulmani, il bilancio dell'intervento dei militari per disperdere i presidi dei manifestanti sarebbe davvero pesantissimo. Il portavoce dei Fratelli Musulmani parla di oltre 4.500 morti, una notizia che non ha avuto al momento conferme ufficiali. Per il momento è tutto, per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito. Tra poco la linea di nuovo a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo, l'appuntamento con il telegiornale alle 13:30. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo domani.